E bella tornata nel nostro nuovissimo video. Io sono io, oggi siamo tornati qui in un nuovissimo video del Milan, sul Milan, chiaramente. Parliamo di calciomercato e di tanto altro. Soprattutto notizia bomba di questo video: Tonali sarà rossonero, molto probabilmente. L'affare da 35 milioni di euro, da 10 milioni per il prestito più 25 per il diritto di riscatto. Secondo me una cavolatina, perché comunque Tonali uno dei migliori, se non il miglior giovane italiano in questo momento. Centrocampo assicurato per i prossimi, se non lo vendiamo, anche i prossimi 10 anni. Quindi veramente un affarissimo. Sorpassato l'Inter, che aveva distaccato un po' il suo interesse nelle ultime settimane, però comunque Tonali era una valida opzione dell'Inter, però è riuscito a prenderlo il Milan. Io sono molto contento di questo colpo, perché in mediana Bennacer, che sì, non erano male, però uno con le qualità di Tonali serviva. Sa difendere bene, però ha anche il piede buono, quindi diciamo che per me è un ottimo giocatore. E l'abbiamo preso comunque poco, perché se vedi i giocatori, prezzi al giorno d'oggi, 35 milioni per un 21enne e centrocampista così promettente non è neanche tanto alla fine. E basta pensare a quanto si pagherebbe Aouar del Lione. Solo che questo, magari gli italiani sono un po'. Secondo me è questa questione di mercato, che gli italiani sono visti come più scarsi, che valgono di meno, quindi vengono pagati di meno, meglio così. Tonali ha tutto il potenziale per diventare uno dei migliori centrocampisti del mondo. Seconda notizia, il Milan affronterà il Shamrock Rovers, squadra irlandese, ai preliminari di Europa League. Non dovremmo avere problemi, visto che le squadre irlandesi non sono tutto sto granché. Non credo sia l'ultimo turno, forse è il primo di tre o il primo di due, adesso non so bene, però bisognerà vedere cosa succederà. E comunque bisogna passarlo facilmente, però prima bisogna ancora pensare un po' al mercato. Tonali è stato preso. Adesso bisogna chiudere per Aurier, e sperando si riesca, e chiudere per Brahim Diaz. Due giocatori che andrebbero a rinforzare i reparti. Aurier chiuderebbe il reparto della difesa, che con Aurier sarebbe perfetto: due difensori centrali forti e due terzini forti. Centrocampo, alla fine va bene, perché ci sono quei tre lì che si possono alternare. In più c'è Osemauri, che comunque c'è sempre. E poi là davanti serve qualcuno in esterno. Ci abbiamo davanti Ibraileao, a destra ci abbiamo Castiglia e Salamakers, trequartista Paquetà insieme a Cialanoglu, e manca un esterno sinistro per sostituire Rebic. E Brahim Diaz farebbe al caso nostro, secondo me, così Rebic si può usare anche prima, appunto, usare esterno Brahim Diaz. Comunque, Tonali, ok, non è ancora ufficiale. Però comunque bisognerà, è questione di ore o di giorni, comunque, e firmerà con il Milan, dopo che, cioè, il Milan è quella squadra che ha insistito di più. Chiaramente il Tonali voleva giocare la Champions, magari, però secondo me il Milan può arrivarci. Adesso, se mancano questi due acquisti, se vengono fatti, secondo me il Milan può puntare veramente alla Champions, perché è una squadra abbastanza buona. Il numero di Tonali probabilmente sarà il 5, bisognerà vedere adesso. Continuiamo anche il mercato in uscita, perché ci sono altri giocatori da vendere. Abbiamo venduto Ricardo Rodriguez, abbiamo venduto altri, però c'è ancora qualcuno da vendere, come uno tra Conti e Calabria. Secondo me, se arriva Aurier deve partire, e bisognerà vedere. Niente, ragazzi, ditemi se siete tifosi milani, se siete contenti di Tonali nei commenti, che altri acquisti volete fare, e bisogna abbassare adesso con lo Shamrock. Noi ci vediamo in un prossimo video. Lasciate un bel like, bella ragazzi.